Eccoci qua, immediatamente andiamo a salutare il professor Diego Fusaro. Ciao prof. Un caro saluto da Diego Fusaro a voi e a tutti gli ascoltatori di Radio Radio. Come stai? Stavi, professore, ben trovato. Stavi in mezzo a un, grazie di cuore, a un convegno, no? Sì, eravamo nel bel mezzo di un effervescente convegno sul Covid-19 insieme anche al professor Giulio Tarro a Napoli, dove ci troviamo tuttora, e quindi mi sono liberato proprio ora con la gioia di risentirvi e di dialogare con voi. Che meraviglia. Nel frattempo sta uscendo presso Rizzoli il tuo ultimo libro, no? Difendere chi siamo, le ragioni dell'identità italiana, giusto, corretto? È proprio così, Difendere chi siamo è il mio nuovo libro, che ha come tema portante quello dell'identità culturale come baluardo di resistenza rispetto al globalismo onniomologante della civiltà dei mercati, che ci vuole ridurre tutti a consumatori omologati e insieme massimamente diseguali sul piano economico. Ecco, quindi resistere alla globalizzazione significa difendere chi siamo contro la spersonalizzazione che essa globalizzazione sta producendo su scala planetaria. Il vero dialogo fra le culture presuppone che vi siano le culture e che dialoghino ciascuna secondo la propria identità. Domanda semplice, anche se credo di sapere come la pensa. Oggi la notizia della regione Lazio è che il governatore Zingaretti abbia deciso che le mascherine debbano essere obbligatorie anche all'aperto. Due punti, aperte virgolette. Diego Fusaro, come la inquadra questa notizia? Poi andiamo magari anche ad un confronto, se possibile rapido, con qualche ascoltatore allo 0688 33 033 040. Finale, tanto come la penso io lei lo sa già, quindi. Certo, ma direi che Zingaretti sul piano politico, per svolgere considerazioni e per prendere provvedimenti sul coronavirus, forse è la persona meno indicata da un certo punto di vista, considerato quello che gli inglesi chiamerebbero l'epic fail dei suoi apericena sui Navigli, quando celebrava la non pericolosità del virus. Quindi forse bisogna ridimensionare ciò che dice su questo tema. Per fortuna preso. È guarito, è tornato in piena salute, gli auguriamo ogni bene, però ecco, non credo che sia la persona più politicamente più attendibile per dire cosa fare o non fare con il virus. Ad ogni modo, io ritengo che l'utilizzo della mascherina sia utile nei luoghi chiusi, pubblici, e va bene, ma dovreste un giorno spiegarmi, cari amici, quale può essere l'utilità della mascherina se si è solo in un parco o se si è in riva al mare a Ladispoli o se ci si trova sulle montagne della provincia di Rieti. Ecco, diventa davvero sulle montagne della provincia di Rieti, dove sarà comunque obbligatorio da domani indossarla, perché sì, in tutto il Lazio, in tutta la regione. Quello vorrei domandare, ecco, premesso che, ripeto, è giusto e sacrosanto combattere contro il virus, evitarne la diffusione, siamo d'accordissimo, però ecco, senza limitare le libertà e la democrazia e senza prendere provvedimenti che a mio giudizio sono di dubbia utilità, perché una mascherina per una persona sola in riva al mare senza nessuno intorno diventa grottesco, oserei dire. È una gara che ormai fa più lo sceriffo, forse, tra forse sì, c'è questa roba qua. Ecco, no, tra l'altro dico anche c'è che non è una questione politica, attenzione, perché le regioni più stringenti nelle norme e più, a mio giudizio, anche liberticisti da un certo punto di vista, sono due regioni governate dal centrodestra, perché parliamo della Sardegna di Solinas e della Sicilia di Musumeci, quindi non è un discorso che ha una sua tinta politica. Meno male, così ha risposto anche Stefano Molinari, che invece diceva a sinistra mettono la mascherina, a destra non mettono la mascherina. No, purtroppo, come sempre avviene, destra e sinistra abbiamo trovato una cosa sulla quale andiamo d'accordo, professore. Secondo anche i sondaggi, in realtà c'è una disponibilità a sopportare pratiche restrittive riguardo la diffusione del Covid molto di più tra chi sostiene il governo, è una parte consistente di sinistra evidentemente, piuttosto che chi è l'opposizione. Però il fautore primissimo del chiudere tutto fu Salvini, come anche, esatto, c'è una foto che immortala il
governatore Solinas, salvo errore, con addirittura due mascherine, una sopra l'altra. Quindi non credo sia una distinzione fra destra e sinistra qui, credo che sia una distinzione tra chi penseranno una cosa ritiene... e quelli che li votano un'altra, non lo so. Comunque, sì, no, professore, ci sono gli scuole. Dava più punti dire questa cosa quando è stata detta dalla Lega. È transpolitica, secondo me. Esatto. Ci sono tanti ascoltatori che vogliono parlare con lei, professor Fusaro. Andiamo da Stefano, bellissimo nome. Ciao Stefano. Ciao, buonasera, un saluto al professore di cui sono lettore e ascoltatore attento. Vai rapidamente. Velocemente. Io ho sentito l'intervento del professor Bassetti, forse il professore ha sentito, ma Bassetti mi sembra di aver capito, insomma, ha detto abbastanza chiaramente che l'utilizzo delle mascherine fuori, all'esterno, ha un valore puramente simbolico e del tutto privo, no? di efficacia medica. Ecco, allora io devo dire personalmente che mi sento un po' offeso, un po', no? Nella mia intelligenza, nella mia un po' anche dignità, nell'essere costretto a fare un qualcosa di cui siamo tutti consapevoli dell'inutile, appena di un, anche tra l'altro di una multa piuttosto salata, di cui siamo con tutti consapevoli dell'inutilità e che possa essere addirittura poi considerata in qualche modo addirittura uno strumento di propaganda, perché se diciamo mi molto chiaro, quello molto che chiaro. Dice Stefano, come abbiamo può po- Stefano, no, abbiamo capisce, poco si tempo. Capisce, si capisce quello che hai detto, sì, dice io, ma se devi fare solo pubblicità in maniera convergente con il dottor Bassetti, direi che l'utilizzo obbligatorio della mascherina in luoghi ariosi, spaziosi e pubblici ha la stessa valenza che aveva l'utilizzo obbligatorio della camicia nera ai tempi del fascismo, cioè un simbolo di adesione, di identificazione con un nuovo regime, ecco, in questo caso. Quindi questo eravamo è... andati d'accordo fino a qualche secondo ma fa, vabbè, ma giustamente, ma no, ma è sempre stato sempre... il bello della dialettica, ma lei lo sa, io non gliel'ho mai negato, assolutamente. Io adoro Massimo. Il lessico antico del professore, che pure non è antico per niente, Massimo. È veramente una cosa incredibile. Abbiamo Massimo e Alessandro, se siete veloci parlate entrambi. Massimo, io sarò velocissimo, almeno. Intanto colgo l'occasione per salutare il professor Fusaro, che ascolto molto volentieri ogni volta che lo posso ascoltare. Grazie. Ma volevo dire, ma questa cosa mi sembra molto molto così portata avanti, sempre dando la colpa al cittadino: se non porti la mascherina ti faccio la multa. Ma questa gente che sbarca e che continuano a far sbarcare, che ci portano malattie, perché non pensano a queste cose qui? Invece di pensare che sempre il cittadino è il colpevole di tutto e deve pagare. Perché quelli che sbarcano di solito sono i più attenzionati, sono i più tamponati. Beh, questo è vero fino a un certo punto, perché ieri per esempio in Veneto la più della metà dei casi erano nella caserma che serviva da centro d'accoglienza. Come fai a saperlo? E poi come fai a saperlo? Perché li hanno fatto, perché sono sottoposti a tampone. Ma più della metà erano perché sono sottoposti a tampone. Professor Fusaro, grazie Massimo. La mia risposta è che essenzialmente, citando qualche attore, non ricordo quale, se non ci sono i migranti, chi vi porta la frutta fresca a basso costo in tavola? Il capitale vuole braccia a basso costo, vuole materiale umano da sfruttare senza pietà, e quale migliore occasione di deportarne un po' ogni volta dall'Africa per poi fingere di integrare e accogliere quando stai a Vicenza erano... Quindi li sfruttiamo noi, professore? A Vicenza, chi li sfrutta? Noi lo distinguerei attentamente. L'operaio di Via Mirafiori non sfrutta proprio nessuno, anzi è sfruttato tanto quanto il migrante. La classe dominante sfrutta i migranti, ma anche gli autoctoni, cioè i migranti autoctoni sono, se sfruttati, ugualmente appartenenti alla classe degli sfruttati, che hanno il sacrosanto diritto di rivoltarsi contro la classe dominante, che è quella che dice porti aperti per avere braccia a basso costo da sfruttare senza pietà. Allora, questo è il punto fondamentale. Assolutamente. Ci fanno comodo quando ci fanno comodo. A me non fanno comodo, a te non fanno comodo, perché usi sempre il plurale? Vedi, io mi ci metto dentro nonostante non abbia questa abitudine. Io non mi reputo migliore degli altri. Ma Alessandro. Alessandro, buonasera. Sì, rapidissimamente. Buonasera, io saluto
saluto con grande rispetto e veramente ammirazione il professor Fusaro, che ho conosciuto quando ascoltavo 30 secondi, le lezioni di Breve. Siamo chiudendo. Quindi io lo conosco grazie al fatto che ascoltavo le lezioni di Breve su internet. E volevo dire soltanto una cosa riguardo alla mascherina. Questa è la dimostrazione che ormai il capitalismo ha levato la maschera e ha svelato la sua natura antidemocratica. A Zingaretti sarebbe bene il fesso con l'orbace. Cioè, secondo me Zingaretti è l'esempio lampante della contraddizione attuale. Chi si dice di sinistra, che in realtà si comporta come uno di destra. Grazie. Quindi, Alessandro, confido nel suo dono di sintesi, professore. Mi ha colpito molto, condivido l'analisi, che il capitalismo non faccia rima con democrazia è una verità. Credo inconfutabile, anzi, se abbiamo avuto in parte democrazia nel Novecento è avvenuto malgrado il capitalismo e non grazie ad esso. Direi che per comprendere quanto Zingaretti e il PD siano partiti di rappresentanza della classe dominante o, come diceva lei, di destra, basti notare che dopo le elezioni di qualche settimana dietro Zingaretti ha detto come prima cosa non diritti ai lavoratori, ai precari, più stato sociale, ha detto no, MES e porti aperti, cioè MES vuol dire il cappio del debito usuraio per i nostri figli e porti aperti significa, come diciamo prima, alimentare i circuiti dello sfruttamento capitalistico che cerca manodopera a basso costo. Quindi sono d'accordo con quello che si diceva. Professore, grazie, in bocca al lupo per il libro.